Preparate il discorso. Andiamo. Dalle cronache questo è vero, questa collaborazione immane, sia della gente che della pubblica amministrazione. Qui sono presenti Praia, Scalea, Fiume Freddo, che fra poco entrerà in campo, fra qualche giorno, amico zio Pippo Marra. Vi ho detto questa cosa, che io sono partito 33 anni fa da Acri per andare a Roma e non sono però in realtà mai partito con la testa, sono rimasto sempre qua. Una Calabria protagonista, un regista che ha voluto fortemente realizzare questo progetto. Guarda, Massimo Scaglione ha voluto realizzare questo progetto e l'ha voluto realizzare proprio qui in Calabria, perché comunque è la terra da dove viene e perché sa l'importanza e il grande regalo che può fare a questa terra e ai ragazzi, soprattutto quello di portare a casa loro quello che tutti noi siamo dovuti andare via a fare facendo le valigie, il cinema. Siamo in un periodo anni 50 e racconta la storia di una madre che per vedere la figlia felice fa un atto anche un po' trasgressivo, però rinuncia alla propria vita perché vuole che la figlia sia felice e lo fa senza pensare troppo, agisce d'istinto, lo fa con il cuore e lo fa con l'aiuto di un'amica sincera e che è la donna che risolve i problemi del paese, che è Aurora Quattrocchi. Lo fa usando quello che è il marito della figlia, che è Alessio Masallo, e poi ci sono tutti gli altri. Guarda, è un film ricco di tante storie, è il film che racconta una denuncia di un potere, di un abuso di potere da parte dei politici oppure da parte di chi viene dal nord e pensa di poter fare tutto al sud. È una denuncia contro quelli che pensano che una donna da sola basta un piccolo pregiudizio per poterla uccidere. È una denuncia contro tante cose. È un film che contiene tanti tanti messaggi. Una battuta finale: tu conosci bene questi posti perché sei stata più volte in questi posti, Maratea, queste zone le conosci bene. Come vedi questo territorio? Guarda, questo, come tutto il sud, è un territorio fantastico, è come il grande amore. Ti fa sognare, allo stesso tempo poi ti fa piangere. Però il grande amore tu lotti perché duri tutta la vita e noi dobbiamo lottare per trasformare questo sud e farlo diventare il grande amore della nostra vita. Però ci dobbiamo unire tutti, senza lamentarci ma tirando fuori la grinta, perché noi del sud ce ne abbiamo tanta di grinta e la dobbiamo usare per fare i fatti, per trasformare le parole in fatti. No, io sono contento, io sono una specie di intruso, però, perché faccio un cameo, però Scaglione, il regista, quando mi ha chiamato mi ha dato una bella responsabilità, mi ha detto: lo fai un personaggio, una cosa però che ha una sua filosofia. Io, quando ci sono i film dal sud, in Sicilia, in Calabria, io parto, mi piace, perché qua si respira dignità, si respira sentimento, c'è altruismo, c'è rispetto, quelle cose che non ci sono più al nord. Quindi poi ho letto la sceneggiatura, poi c'è Maria Grazia Cucinotto, quindi è un bel cast, una bella storia. E io potrei, perché ripeto di nuovo, non esistono piccoli ruoli, esistono piccoli attori, perciò io certe volte ho fatto dei grandi ruoli, certe volte ho fatto piccoli ruoli, però dicono sempre che io buco lo schermo, chissà perché, sarò bravo? Non lo so, ditelo voi. Parliamo del film. Ma allora, no, diciamo che in sostanza è un film, come tutte le cose che si conquistano, abbastanza sofferte, però voglio dire, non ti regala niente nessuno in qualsiasi settore. E adesso lo stiamo finalmente facendo, girando, realizzando. Da qui alla fine delle riprese si spera, la cosa importante è di tenere rigore, che è quello che a volte manca in certe opere, specialmente delle opere autoprodotte, e questo rigore significa la riuscita del film. Voglio intanto ribadire che questo film è stato fatto grazie al Ministero dei Beni Culturali, alla Cinecittà Luce,
a una serie di investitori privati e nonché a Peppe Scopellitti attraverso la Fincommission. Questa è una cosa molto importante perché il presidente, il governatore della Calabria conosceva questo progetto già 2 anni fa e mi disse: nel momento in cui spero di diventare governatore, perché io farò in modo che questo film si faccia, ed è stato di parola. Questo non è fuori moda questa cosa. La cosa che mi emoziona moltissimo, vi chiedo scusa, parlo un po' strano perché sono stanco, che mi emoziona molto veramente è la gente. Temevo che insieme a un cast importante anche internazionale io potessi fare un po' una brutta figura, invece si sta comportando straordinariamente bene la nostra Calabria. Ci stiamo trovando benissimo. Io sono stata in Calabria anni fa con la mia famiglia e sono stata felicissima quando ho saputo che avremmo girato qui a Praia Mare e poi a Fiume Freddo. E devo dire, fino adesso insomma abbiamo girato per 3 giorni, è stata un'avventura molto carina, molto divertente. Maria Grazia Cucinotta è strepitosa, Alessio Vassallo è bravissimo, quindi insomma c'è anche grande affiatamento tra di noi, tra noi attori, nella troupe, quindi devo dire è una bellissima avventura. Che ruolo svolge nel film? Qual è la tua parte? Il mio ruolo nel film è quello di Sofia, che è la figlia di Rosetta, il personaggio di Maria Grazia Cucinotta. E siamo una mamma e una figlia molto unite che combatteranno insieme per mantenere quella che è l'eredità lasciata dal papà, il sarto, questa sartoria che invece stanno insomma cercando di portarci via. La bellissima Maria Grazia Cucinotta. Arrivato questo film c'era il produttore che cercava di contattarti, non riusciva ad arrivare a te. Io ho letto la sceneggiatura, ho visto che c'era un'idea fantastica, ho detto lavoriamoci insieme, rendiamola più nostra. E così ci siamo chiusi per 2 settimane. Come tutto il resto del caso, ma io vorrei che parlassero. Stai zitto un attimo quando parlo. Mi è venuta una cosa in mente, che ho visto Sandro Fabiano invece che Carlo, ho detto ma che succede? No, era la constatazione. Lui capisce, deve dirigere sempre. Comunque io veramente dico grazie a tutti, grazie per l'ospitalità, grazie. Lo vogliamo sentire parlare. Intanto vi ringrazio perché con la vostra presenza ci avete dato l'opportunità, io come assessore tra l'altro qualche cuore e facciamo un grande... Io però devo dare un piccolo richiamo alla pubblica amministrazione. Mi dica, la pubblica amministrazione... Anche per questo. No, ma non è polemica, io sono un appassionato, non parlerò mai della mia Calabria. Ce le illumini quest'isola. 2 minuti aperto di sparando. No, ma io più 3. No, un attimo. Quanto è durata la parte? No, esatto. No, mi ha detto una. Non funziona. No, ma ho detto. No, va bene. Ha detto una cosa bellissima, mi ha detto. Ma non è una frase mia, una cosa che si dice. Villa. Che non esistono piccoli luoghi, ma piccole persone. Ma piccoli attori. Io in questo lavoro di Scaglione. Sono contentissimo che faccio magari un cameo, una cosa piccola, però in Calabria la sceneggiatura è bellissima, poi c'è la garanzia di Maria Grazia, quindi però io no. La garanzia della tua. No, dice, guarda, ieri mi ha fatto dire, sognare, posso dire una cosa. Fantastico. Io voglio dire una cosa, i risultati non basta soltanto la sceneggiatura, gli attori, il regista. Ci sono tante altre persone dietro le quinte che si fanno un mazzo tanto e sono, conosco un po' tutti, c'è una grande produzione, persone per bene, gentilissime, e i reparti, quindi io faccio un applauso a loro e quindi in bocca al lupo a tutti. Che se in piedi, anche stasera non si siede mai sul set, io vi invito e lei niente.